Prego. Cristian Longobardi, si entra nella settimana del derby del Lentigione, come vi state preparando? Ci stiamo preparando, io credo, come al solito, con la giusta concentrazione, la giusta serenità, insomma. Una partita importante come ce ne aspettano altrettante, insomma, nel proseguio del campionato. Ecco, si parla anche della sfida nella sfida tra te e il collega Mifta del Lentigione. Ti chiedo innanzitutto cosa ne pensi del tuo collega, e poi se davvero può essere una sfida nella sfida importante anche tra voi due attaccanti. Ma io credo sempre che, insomma, i singoli vengano valorizzati quando c'è lavoro di squadra importante dietro, quindi in quel senso lì sarà sicuramente importante quello che metteranno in campo le due squadre. Mifta è un giocatore importante per queste categorie, anche quest'anno, insomma, i numeri parlano per lui, però credo che Lentigione abbia nel suo complesso una rosa ben attrezzata per poter dar fastidio a chiunque. Cresce anche l'attesa tra i tifosi, si sente davvero l'area del derby, anche le code già in biglietteria. Cosa ti senti di dire a loro, ai tifosi? Ma i tifosi io credo debbano star tranquilli, perché questa squadra io penso che è pronta a tutto, è pronta a soffrire. Sappiamo che il campionato ha tante insidie, però io vedo una squadra pronta da questo punto di vista, insomma. L'ultima da parte mia, Apollonia ha sempre sottolineato nei segreti a difesa anche il lavoro degli attaccanti che rientrano, tanti ripiegamenti di difesa, non c'è poi il rischio di essere un pochino magari meno lucidi sotto porta? A me interessa poco questo discorso, nel senso che, ripeto, una squadra deve lavorare in entrambe le fasi con tutti i suoi effettivi, quindi è importante il lavoro che fanno le punte in fase di non possesso, come allo stesso tempo è importante il lavoro che fa tutta la squadra quando si è in fase offensiva. Tu fin dall'inizio della stagione hai vissuto lo spogliatoio, anche la prima giornata arzignano, nonostante il recupero credo fossi in panchina, quindi hai vissuto anche i post partita dello spogliatoio. Domenica a Forlì, dopo il secondo pareggio, come l'ha presa lo spogliatoio, la squadra al rientro, cosa avete commentato? No, ma la squadra è serena, io ripeto, secondo me siamo andati oltre le più rosee aspettative, ecco, per come non ci dobbiamo dimenticare come siamo partiti, ecco, siamo partiti tra mille incognite e avere 23 punti dopo 9 partite io credo che sia un buon percorso. Sappiamo che possiamo crescere ancora tanto e la squadra è serena, ripeto, è chiaro che soprattutto in casa vorremmo regalare sempre una gioia, la gioia della vittoria, però sappiamo anche, siamo consapevoli che non sempre è possibile. Nelle scorse ore da Lentigione, credo responsabile delle relazioni esterne, ti ha definito come miglior attaccante della Serie D dell'anno scorso. Tu che conosci questa categoria, quanto c'è di pretattica anche magari in queste parole, quanto si cerca magari anche la scaramanzia, non... come la vedi? Ma non lo so, insomma, questi sono giudizi che vengono dall'esterno, ci interessa poco, insomma, noi guardiamo in casa nostra e cerchiamo di prepararci al meglio, perché, ripeto, sappiamo che ogni domenica nasconde tantissime insidie. Ecco, Lucarelli proprio qui, l'ultima da parte mia, Lucarelli proprio qui dove eri tu un paio di settimane fa, l'ha detto, invidio tantissimo Longobardi perché ha fatto quello che volevo fare io, ovvero segnare e andare ad aggrapparsi sul... Da quel momento in poi diciamo che hai difeso tantissimo, ma i gol non sono più arrivati. Stai facendo un favore a Luca, cosa sta succedendo? No, io spero di fargli quanti più dispetti possibili. È chiaro che i gol delle punte sono importanti, ma io ho estrema tranquillità che, insomma, arriveranno quelli come sono arrivati fino adesso, insomma, se non da parte mia, da parte anche degli altri attaccanti. Io credo che, ripeto, ci voglia sempre un grande lavoro di squadra e il cammino è ancora lungo, quindi, insomma, siamo molto sereni in questo senso. Senti, prima dicevi di una squadra tranquilla, però non avvertite anche voi l'impressione, appena fatto un mezzo passo falso, così si sente un po' di pressione, perché i tifosi comunque sono anche, cioè, vogliono tanto da voi. Avvertite questa pressione, e se questo vi aiuta magari oppure vi penalizza un attimo dal punto di vista mentale? No, non credo. Io credo che noi, insomma, quando abbiamo
abbiamo scelto di sposare questa causa, sapevamo cosa voleva dire essere un giocatore del Parma, indossare una maglia che è sicuramente pesante, ma io insomma credo sia un discorso relativo magari a qualche ragazzo un po' più giovane che sicuramente può sentire una pressione che ripeto all'interno dello spogliatoio non c'è, il pensiero è quello di fare un cammino di crescita, siamo ad ottobre, insomma sappiamo che abbiamo ancora tanto da fare, però ripeto, io vedo una squadra che è pronta a soffrire, è pronta alle difficoltà, quindi sapevamo che ci sarebbero state, fermo restando che, torno a ripetere, 23 punti in 9 partite, soprattutto dal punto di vista dei risultati, credo sia un ottimo cammino. Sicuramente è un ottimo cammino anche per me, però magari questo un pizzico di flessione che c'è stato rispetto a, che ne so, magari due gare fa, fa pensare che, fa venire in mente, forse si può fare qualcos'altro, forse questo non è proprio il modulo che è adatto, forse Longobardi stesso ha bisogno di giocare con una punta vicino, non so, voi come la state vedendo e se state parlando, oppure se la squadra è pronta magari ad adottare un altro modulo, un altro schieramento tattico. Ma io credo che insomma fino alla partita con Ribelle facevamo altri discorsi, è chiaro che la partita di domenica ha lasciato un po' l'amaro in bocca, non tanto per il risultato ma per come poi è venuta, perché sicuramente nel secondo tempo si sarebbe potuta gestire in maniera un po' diversa, però secondo me il cammino è questo qua. Bisogna crescere ancora sotto tanti punti di vista, ci sono ancora giocatori, me compreso, non al top della forma, quindi da questo punto di vista io credo che grossi problemi non ce ne siano, poi accorgimenti insomma che possono riguardare i moduli o soluzioni diverse, quelle sono problemi che lasciamo tranquillamente al mister. Perché la fase difensiva l'ha interpretata benissimo, solo due gol e tu vabbè. Tu comunque sei uno di quelli che difende per primo, sei chiamato a primo pressing. Vorresti sentirti un attimo più libero dai vincoli tattici oppure ti trovi bene così? Perché per un attaccante segnare penso sia la cosa più importante. No, ma è importante, ma insomma io ripeto, ho grande, grande fiducia e convinzione che arriveranno tanti gol da parte degli attaccanti. Arriveranno i gol miei, arriveranno i gol di Matteo Guazzo, di Musetti, insomma ho pochi dubbi al riguardo. Se poi vogliamo guardare i freddi numeri, adesso non so di preciso, credo che abbiamo fatto una ventina di gol nelle prime 9 giornate, insomma 19 gol, ecco, i numeri io credo siano comunque buoni per quello che riguarda l'inizio, fermo restando che chiaramente noi siamo consapevoli che possiamo dare ancora di più, possiamo ancora crescere, quindi questo ci lascia grande fiducia e convinzione. Come va l'intesa con Guazzo? L'intesa con Matteo è buona, ma è buona io dall'inizio che parlo di predisposizione, no? Quando hai giocatori che hanno una certa predisposizione mentale e dopo anche due giocatori che si pensa magari non possano giocare assieme, io credo che poi in campo riescano a dare il loro apporto. È chiaro che c'è bisogno di provare, di giocare assieme, perché quello serve a conoscersi meglio, però anche da quel punto di vista insomma mi sento molto tranquillo, credo che anche perché chi non ha predisposizione mentale non può stare in questo gruppo, questo credo che l'abbiamo capito. Quindi chi vuol far parte di questo progetto deve mettere la squadra davanti a tutto. Quindi noi penso che fino adesso l'abbiamo fatto e credo che continueremo a farlo anche nei prossimi mesi. Senti, ti faccio l'ultima domanda da parte mia, che è più una considerazione. Ti vedo tranquillissimo, quindi non c'è nemmeno gusto pungolarti, non scherzo. Come sta Lauria? Fabio è una risorsa fondamentale per questa squadra, perché sono proprio quei giocatori che magari in certe circostanze vengono penalizzati nel loro modo di allenarsi, di dare il loro contributo quando vengono chiamati in causa, che aumentano la competizione, aumentano lo spessore morale di un gruppo, perché chiaramente in questo momento è un po' più semplice per chi ha più minutaggio, però credo che anche chi sta avendo un pochino meno spazio, anche se poi
parliamo di Fabio che viene da due partite titolari la settimana scorsa, quindi insomma credo che ci sia spazio per tutti. Su 38 partite, senza contare la Coppa Italia, ci sarà sicuramente bisogno di tutti e spazio per tutti. Ti faccio una domanda perché nelle mie da quello che ho capito mi sembra quello che è più soggetto magari a essere escluso in questo quartetto davanti, che con lui sarebbe secondo me fenomenale. Poi non so. Beh, ma voi giustamente fate le vostre valutazioni. Io credo che l'allenatore guardi la situazione a 360 gradi, ecco, quindi ha bisogno di fare determinate scelte, certe volte dettate secondo me anche in base all'avversario, in base magari a un campo piuttosto che a un altro. Da questo punto di vista io ripeto, credo che l'importante sia che ognuno si faccia trovare pronto al momento giusto. Vabbè, ormai è cosa passata, però visto che te abbiamo qua, il rigore domenica su di te era netto, cioè il calcione c'è stato. Ma guarda, a questo proposito io non vorrei che il rigore della prima giornata avesse un po', insomma, creato un effetto contrario, ecco. Io ho sempre pensato che a fine campionato, per quanto riguarda le situazioni arbitrali, ecco, si arrivi sempre a un certo equilibrio tra quello che viene dato a favore o meno. In questo momento sicuramente noi perlomeno si può dire che non siamo agevolati, ecco. Rigore domenica era netto, io insomma me ne sono accorto subito, però tant'è, andiamo avanti. Cristian, una domanda. L'anno scorso a Sestri hai fatto 21 gol, quest'anno te la senti di promettere ai tifosi di arrivare anche quest'anno in doppia cifra? Ma io l'ho detto all'inizio, io spero di fare i gol che servono a questa squadra. A me piacciono i gol, quelli decisivi, insomma, quelli che poi risultano importanti ai fini del risultato. Se arriva a doppia cifra meglio, se arrivano tanti gol con tanti attaccanti diversi, insomma, penso che abbiamo un obiettivo più grande dei discorsi personali. Cristian, cosa daresti appunto domenica per un gol decisivo, un'esultanza stile Villafranca nel derby? Cosa darei? È chiaro che è importante, insomma, che soprattutto che la squadra ritorni in campo col piglio giusto e poi anche i singoli ne traggono vantaggio, questo è sicuro. Cristian, qual è l'antagonista secondo te più difficile per questo campionato, per la vittoria finale? Ce n'è più di una, insomma. Sicuramente ce n'è più di una, credo siamo ancora nella fase iniziale, ecco. È un tantino presto per tirare i bilanci, anche se è innegabile che l'Alto Vicentino si sta mostrando essere l'antagonista più accreditata, ma io non escluderei affatto, insomma, il Forlì visto domenica, come lo stesso San Marino, i Molesi, insomma, sono tutte squadre che secondo me possono dirla loro. Grazie. Domande a posto?